che stiamo facendo competizione. Grazie. Eccolo qua. Allora, grazie a tutti. Ringrazio Anitec Assim Forum per l'invito e l'impegno nell'organizzare questo evento sul procurement della tecnologia. Impegno estremamente rilevante per il periodo che stiamo affrontando. Saluto Marco Gai, presidente di Anitec Assim Forum, Agostino Santoni, presidente di Confindustria Digitale, e Gaetano Scognamiglio, presidente Promo PA Fondazione e l'amico Trippi. Le necessità che avete rilevato nel rapporto che presentate oggi, Procurement Pubblico nel Digitale dal Planning all'Execution, sono reali. Maggiore flessibilità nella programmazione di acquisti tecnologici, che andrebbero quindi trattati in maniera particolare e differente, una condivisione dei dati tra le stazioni appaltanti al fine di velocizzare il processo dall'affidamento alla definizione del contratto, l'aumento di competenza nel project management. Però fatemi dire una cosa un po' ruvida all'inizio, se no non sarei io. Serve un'autocritica nostra e vostra. Molti errori sono stati commessi in passato dalla pubblica amministrazione, ma anche dai vostri fornitori, dalle vostre imprese. Fin dagli anni 90 tutte le amministrazioni si sono impegnate nel processo di acquisto delle tecnologie, ma senza programmare, senza razionalizzare le attività, senza implementare gli strumenti digitali di gestione degli appalti, senza investimenti in capitale umano, senza condividere informazioni e dati. L'approccio della PA è apparso simile a quello di una partita di ragazzini che corrono tutti dietro alla palla e si spompano reciprocamente. Tutti vogliono giocare tutte le palle, alla terza palla, alla quarta palla sono tutti morti. Da una parte e dall'altra. Senza strategia, senza schemi, senza programmazione. L'unico obiettivo è la palla, l'affare. Vendere da un lato e comprare purché sia dall'altro. Il nostro goal è stato per anni unicamente quello di riuscire a spendere il budget. E per parte vostra a fare budget. Non è andata bene questa strategia. Questo sistema necessariamente debole è stato messo a dura prova dalla pandemia. Ha dimostrato tutte le sue fragilità, tutti i suoi buchi, tutte le sue inefficienze. Sono state legittimate eccezioni e deroghe, provando al contempo a preservare l'obiettivo di garantire trasparenza e integrità nei comportamenti. Anche voi non avete aiutato, rivolgendosi alla pubblica amministrazione più come a un cliente da sfruttare, relativamente facile, quasi sempre impreparato, con interlocutori non all'altezza, che come un partner paritario. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, un vestito di arlecchino, con servizi offerti ai cittadini e alle imprese non inesistenti, ma certamente non completi, non garantiti, come in un ristorante dove a volte si mangia bene e a volte si mangia male. Chi mai andrebbe in un ristorante in continuità
se sapesse che non c'è garanzia della qualità. Questa oggi è la nostra pubblica amministrazione. Il servizio sanitario da una parte funziona, dall'altra parte non funziona. Non è la qualità che serve a questo nostro paese. E il risultato di tutto questo è certamente la responsabilità della pubblica amministrazione, della sua storica inefficienza, incultura, ma anche dell'atteggiamento del mondo delle imprese, non certamente proattivo nei confronti di una educazione reciproca. Oggi è chiaro a tutti che gli acquisti del settore tecnologico sono uno straordinario strumento di transizione e sviluppo digitale per la pubblica amministrazione. Procurement è lo strumento, l'approvvigionamento, le commesse, è uno strumento, certamente, questo è il momento. Cancelliamo il passato con l'autocritica di cui auspicavo la piena realizzazione e pensiamo ad adesso, al futuro, allo straordinario momento, alla straordinaria congiuntura astrale, come l'ho chiamata, di un governo all'altezza del compito, di un Next Generation EU in Europa, di un PNRR in Italia, delle risorse evocate, a cui aggiungerei un altro 1,8 miliardi di formazione, perché è quello che è mancato a noi. Non avete avuto interlocutori all'altezza. Non sempre siete stati, neanche voi, all'altezza. Questo è il quadro. Io spenderò 1,8 miliardi in 5 anni per alfabetizzazione digitale di tutti i 3.200.000 dipendenti pubblici, così come con le selezioni di alti livelli, dirigenziali, scuola superiore della pubblica amministrazione, dalla cybersicurezza appunto all'alfabetizzazione informatica. Perché una partita sia bella bisogna che tutte e due le squadre giochino bene, altrimenti la partita non è bella. Ecco, io voglio vedere una partita bella e sono qui per dirvi questo. Il procurement, oggi è chiaro a tutti che gli acquisti del settore tecnologico sono uno strumento straordinario di transizione e sviluppo digitale per la pubblica amministrazione. Abbiamo bisogno di servizi di alta qualità che rispettino la privacy, tutelino la sicurezza dei dati e l'inclusività di ogni cittadino. Servizi basati sul cloud e orientati all'interoperabilità delle basi dati. Servizi da usare grazie all'unica cosa che abbiamo sempre in tasca, lo smartphone. Ieri abbiamo approvato una delega che abbiamo preparato noi, che è quella sui controlli. Tutte le imprese, comprese le vostre, sono sottoposte a innumerevoli controlli da parte di innumerevoli attività, tutti legittimi, tutte autorità legittime che però fanno i controlli indipendentemente l'una dall'altra, senza programmarli, con un'invasività insopportabile, quasi con ossessività, quasi a voler vessare il mondo delle imprese. Questo non è più accettabile. Ieri abbiamo approvato questa legge che lancerà la delega relativa, dove prima di ogni controllo ci sarà una telefonata finalizzata a programmare il controllo, a specificare la natura del controllo, a individuare i contenuti del controllo, a individuare i documenti necessari per quel controllo, a individuare i giorni in cui questo controllo arriverà, le risorse di cui avrà bisogno il controllo, il contabile piuttosto che l'amministratore delegato e così via. Il tutto sarà invisibile, non ci saranno divise o mitragliette in vista, ma sarà tutto nel rispetto reciproco di chi controlla e di chi è controllato.
Poche parole, civiltà, gentilezza e cortesia. Ecco, questa è un'innovazione nei vostri confronti, ma che richiede un altro elemento, l'interoperabilità delle banche dati, perché se 10, 12, 15 enti di controllo non sanno che i dati che si vanno a richiedere sono già in possesso di un'altra autorità, beh, questo, come dire, ci porta alla confusione. Con l'interoperabilità non ti vengono a chiedere gli stessi dati, perché sono già in possesso di qualcun altro. OneSolve. Vedete applicato anche sul mondo delle imprese la regola del rispetto. Il procurement ICT è anche un elemento strategico di politica industriale. La programmazione della domanda di tecnologia da parte della pubblica amministrazione determina ricadute positive nel settore delle imprese tecnologiche del Paese e dell'Europa. Sprona le aziende a sviluppare competenze oggi necessarie per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione e, permettetemi di dire, anche per la transizione ecologica del Paese. Poter programmare vuol dire poter investire. Questo strumento ha necessità di correre veloce, come corre veloce, si diceva prima, la tecnologia. E corrono veloci i fondi del PNRR. Fatemi dire una mia... Il PNRR non è altro che un contratto. Se si realizzano le riforme, ci sono i soldi. Niente riforme, niente soldi. E i soldi si danno secondo i SAL, stati di avanzamento lavori. Se non ci sono gli stati di avanzamento lavori predisposti come Dio comanda, non ci sono i soldi. È brutale, certo, ma è così. Perché ieri abbiamo approvato la legge sulla concorrenza? Perché se non approvavamo la legge sulla concorrenza, a fine anno niente soldi nella seconda tranche. Perché sono state approvate le prime due riforme, quella che mi sono molto care, della semplificazione della pubblica amministrazione? Perché se no non avevamo l'anticipo di 24,9 miliardi. Così funziona il Next Generation EU, così funziona il PNRR. E guarda caso, le prime due riforme hanno riguardato la semplificazione e la riforma degli accessi della pubblica amministrazione, cioè il capitale umano, cioè i vostri interlocutori. Alcune questioni sono state affrontate, per esempio nel decreto legge semplificazione, come dicevo, il primo abilitante del PNRR si è previsto che siano trasmesse, grazie a piattaforme informatiche interoperabili, le informazioni relative alla programmazione, scelte del contraente, aggiudicazione e esecuzione delle opere, migliora il fascicolo virtuale al fine di semplificare le attività di verifica e accertamento delle stazioni appaltanti, di cui si è già parlato. Sono state rese più snelle, infine, le procedure di affidamento per acquisti sopra soglia comunitaria di servizi basati su tecnologia, cloud, connettività. È stato inoltre appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, l'avete evocato, dopo lunghissimo iter, un mio decreto, di concerto con Infrastrutture ed Economia, previsto dall'articolo 44 del Codice dei Contratti Pubblici, che definisce i requisiti funzionali e tecnologici dei sistemi telematici del procurement pubblico e le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è di uniformare le procedure telematiche e le migliori pratiche nazionali ed europee e dare slancio agli appalti elettronici, che hanno vantaggi importanti, riducono la durata del ciclo dell'appalto, gli oneri a carico delle imprese, facilitano i controlli, stimolano la concorrenza, favorendo la partecipazione delle piccole e medie imprese. Siamo consapevoli della fatica che ancora oggi si fa nell'utilizzare da parte di amministrazioni i documenti digitali e fascicoli informatici come modalità di ordinaria gestione del procedimento amministrativo. Io ho un ricordo personale a questo riguardo. Mia prima
precedente esperienza ministeriale, assieme al ministro Alfano della Giustizia, avevamo pensato di invertire gli ordini di un problema, che è quello della digitalizzazione della giustizia stessa, la quale era da tempo ovviamente affidata a degli appalti straordinariamente impegnativi, complessi, e mi ricorderò un punto, con manutenzione H24, con dei costi spaventosi per una manutenzione H24, pur nella consapevolezza che l'attività della giustizia italiana purtroppo non è H24, ma è H6, H12. Ah, ho anche una denuncia a questo riguardo, perché ho detto che nei tribunali nel pomeriggio, se uno ci va, non c'è nessuno. Hanno anche denunciato per questo. Ma perché c'è l'orario continuato dei cancellieri, mica peraltro. Bene, una manutenzione H24 per un settore che non è H24. Bene, su mia proposta il ministro Alfano accettò l'idea di dotare tutte le corti d'appello, mi pare, di strumenti semplici, informatici, banali. Stampanti laser, lettori ottici, computer, dotazioni da 20-30 mila euro a botta. Beh, abbiamo girato l'Italia consegnando queste forniture con estrema gioia, estremo gaudio di tutti gli operatori, perché in fondo anche una parcellizzazione di questo tipo, in un momento di grande difficoltà, era risolutiva. Ecco, a volte quindi occorre anche spezzare il gioco, cioè non rimanere dentro meccanismi farraginosi e inefficienti, e risolvere anche dal punto di vista materiale immediato i problemi. Quindi siamo consapevoli ovviamente delle difficoltà, soprattutto dal punto di vista del capitale umano. Senza capitale umano non si fa digitalizzazione. Senza un capitale umano adeguato e adeguatamente formato, nessuna fornitura di ICT produce risultati. Sembra invece come una foglia di fico. Doto l'ufficio di ICT e risolvo il problema. No, se non ho cambiato le teste, se non ho migliorato le teste, se non ho migliorato la formazione di chi in quell'ufficio lavora, quella fornitura rimarrà inutilizzata o mal utilizzata o sottoutilizzata. E questo non è un problema solo della pubblica amministrazione, ma è un problema anche del fornitore. Perché, e lo dirò poi alla fine, il fornitore deve avere come obiettivo non quello di vendere, ma quello di realizzare l'obiettivo insieme. Soprattutto se il partner, per tante ragioni, dal punto di vista concettuale, è più debole, momentaneamente più debole. Nel vostro report toccate un tema a me caro, l'innovazione. Come sottolineate, il codice dovrebbe individuare percorsi privilegiati per i fornitori che innovano e che presentano elevati livelli di specializzazione. Lo credo anch'io. Alcuni passi sono stati fatti, come l'articolo 75 del decreto Cura Italia, con cui la pubblica amministrazione è stata autorizzata sino al 31 dicembre 2021 ad acquistare beni e servizi informatici e di connettività attraverso una particolare procedura negoziata in cui le amministrazioni selezionavano il fornitore tra quattro operatori economici di cui almeno una startup innovativa o una piccola o media impresa innovativa. Esiste poi un altro strumento per sostenere l'innovazione. Oltre all'approvvigionamento tradizionale, ci sono metodi di acquisto che incoraggiano le amministrazioni a richiedere direttamente l'innovazione sotto forma di beni e servizi innovativi o di ricerca e sviluppo, gli appalti pubblici innovativi.
In una fase economica caratterizzata da scarsità di risorse disponibili, la domanda di innovazione può contribuire a migliorare la fornitura di servizi pubblici utilizzando meno risorse, affrontando allo stesso tempo sfide sociali complesse, guidando il processo di cambiamento tecnologico anche verso obiettivi socialmente condivisi. Date le enormi sfide che le amministrazioni locali dovranno affrontare nel prossimo futuro, gli appalti pubblici innovativi possono essere un catalizzatore per l'innovazione delle città, offrendo servizi innovativi che affrontano sfide quasi l'energia, la mobilità, i trasporti, l'adattamento e la mitigazione del clima. Pensate al alla legge di ieri sulla concorrenza, public utilities. Non so se sapete, ma dietro le public utilities c'è la storia del nostro paese, c'è la storia dell'industrializzazione del nostro paese. Le public utilities nascono tra fine 800 e inizio 900, nei processi di industrializzazione, e nascono grazie al fallimento del mercato, perché il mercato in quegli anni non riesce a fornire luce, acqua, gas, latte, trasporti, energia elettrica alle famiglie dei contadini inurbati che andavano a lavorare nelle fabbriche, perché questi apparivano settori non appetibili al capitalismo di allora. Fallimento del mercato. A quel punto intervengono le municipalità, che decidono di produrre direttamente questi beni pubblici per questa domanda che il mercato giudicava erroneamente poco appetibile, ma che invece erano fondamentali per l'accumulazione, per l'industrializzazione. E lì nascono le municipalità, a fornire quello che il mercato non era in grado, non sapeva o non voleva, non aveva capito di dover fornire: luce, acqua, gas, latte, trasporti. Pensate alla centrale Montemartini, alla bellezza di quella storia di industrializzazione del nostro paese, quella tecnologia, quella innovazione, quella socialità, quella comunità. Ecco, noi forti di questa storia dovremmo guardare al futuro. E anche in questo caso, senza paraocchi, mercato, Stato, pubblico, privato, in-house, non in-house, senza paraocchi. Basta che il calabrone voli. Non importa se qualcuno mi spiega che non può volare. Se vola, se funziona, perché no? Questa è la mappa che dovremmo valorizzare insieme, senza pensare al piatto ricco micificco del passato. E pensando invece a quello che sto cercando di fare, è una grande ricarica di batterie nel settore pubblico. E con ricarica di batterie vuol dire una formazione del capitale umano intensissima, proprio per renderlo all'altezza dei tempi, delle tecnologie e del procurement. Per questo, e finisco, serve un'alleanza. Non clienti e fornitori, non domande e offerte, ma un'alleanza tra pubblica amministrazione e la sua domanda, il suo procurement, e il mondo delle imprese, cioè voi. Basta correre tutti dietro la palla, infantilisticamente come i ragazzini, delle partite dei ragazzini. Ma ci servono efficienti, intelligenti schemi di gioco. Ne trarremo tutti vantaggio. Grazie. Io volevo ringraziare il ministro Brunetta per il bagno di realtà che ha fatto fare a tutti, perché io ricordo un'intervista con lui quando fu appunto ministro della funzione pubblica, e ricordo benissimo l'episodio
insomma, il tentativo di progetto messo in campo con Alfano, e ringrazio, ecco, per la sua capacità di anticipare i tempi in qualche modo. Di queste cose lui mi parlava nelle interviste che facemmo, appunto, più di qualche tempo fa, e lo ringrazio anche per la lezione di storia economica, perché è sempre bene ricordare da dove siamo partiti e anche cercare di prendere quello che di buono il paese ha fatto, ci ha comunque consentito di diventare, diciamo, uno dei paesi più industrializzati del mondo. Quindi lo ringrazio in maniera particolare. E dovremmo avere in collegamento Roberta Lombardi.